Faccio uno dei rari video in cui sono alla luce del giorno. Allora, praticamente oggi mi stavo preparando per andare in ufficio al pomeriggio e sono al postino e quindi corro buttando poi questo pacco di Shein senza l'indirizzo e lì sul lato e ho detto vabbè, mi fido che ci sia roba e quindi ora faccio una cosa shushu, veloce veloce, perché poi devo uscire e invece di fare un get ready with me spacchettiamo Shein e poi usciamo di corsa. Spero di non avere residui di cena tra i denti, quindi per una volta avrò la sorpresa, perché appunto lo apro assieme a voi. Tra l'altro ho lasciato lì le forbici. Allora, questo pacco tra l'altro è stato fermo a Milano, uno sproposito, lo devo previsto. Allora, questo, non so se prima ve l'ho fatto vedere tutti, comunque è il centesimo che compro, perché un po' me li sono comprata io, un po' li ho regalati. Allora, è lo solito elastico con i capelli finti, perché quello che ho io, che però questo sembra un po' più brutto, pure mi sembra di aver preso la stessa inserzione, sembra più un topo morto. Vabbè, comunque sapete che li adoro, perché li faccio vedere un po' al volo. Praticamente ecco, in 4 secondi avete lo chignon, cioè in genere la faccio con l'elastico e poi ci metto questo sopra, elastico questo, e quindi 4 secondi è una pettinatura decente, visto che questo caldo va davanti a code. Mi sembra che, se ben ricordo, o in questo o nel prossimo ordine c'è un sacco di roba per capelli apposta, perché per andare in ufficio non stare sempre questo ciaraffo di elastico. Allora, questa è una roba, questi elastici per capelli. Allora, questi devono essere, non mi ricordo, vedevo nei feedback che erano scopiazzati da un cartone animato, da un anime o un fumetto, non mi ricordo, Blood qualcosa. Dopo ve lo scrivo perché non mi ricordo affatto. Allora, questi sono quelli carini, che praticamente tu ti fai la coda, tipo sono scrunchies, però con le codine. Quindi praticamente sembra che ti sei fatto il nodo col fularino. Ovviamente poi devo, ora non so come lo sto facendo a caso, comunque ecco. Quindi le fantasie ispirate a questo coso, che non mi ricordo cos'è, sono questa. Tra l'altro c'erano due serie di elastici, li ho presi entrambi pur non sapendo cosa fosse, ma perché comunque erano belli colorati. Questo era quello che infatti mi piaceva di più, tipo ala di farfalle. E anche questo. Non tanto perché appunto sono ispirati a film, anime, cartoni che non conosco, ma perché mi piacevano quelle due fantasie. Poi magari scopro che qualcosa mi piace da morire e io ho già gli elastici. Ah, questo è il degno sostituto di sto sfondo che mi ha rotto un po' le scatole. Ma per quanto sia molto bello, però siccome poi qua si vede solo una porzione, questo era un offerto, credo le misure siano le stesse. Allora, questo arriva con, che io non mi ricordo se uso, comunque ai gancetti, questi per appenderli al muro, i gancetti col biadesivo che non so, perché forse per fissarli al fondo ma sul muro anche no, e poi i gancetti questi col gancio, ecco, quindi arrivano accessoriati. Ora non so quanto lo vedrete, comunque nei prossimi video lo vedrete. Tra l'altro si chiamava Tiger perché ha delle tigri, che infatti ho detto ma dove che sono. Allora, è viola, quindi so che molti di voi lo apprezzeranno. Sono, è giusto? Credo di sì. Vabbè, io ve lo faccio vedere così poi magari al contrario. C'è tipo un albero e poi eccole qua le tigri, eccole qua, da cui il nome. Sono vari alberi, ok, con lucette varie, che poi ora io non so a questa altezza cosa vedrete. Poi ci sono delle non sono iris, sono fiori così.
tipo sembra il coso lì, quello dello zafferano, come si chiamano i crocchi. Vabbè, e poi quindi vedrete, diciamo, la parte bassa. Poi, ovviamente vi metto sempre i prezzi di listino. Poi sapete che è arrivato un piccione. Poi sapete che io li prendo sempre scontati. Anche questo per il canale. Non so perché ho avuto queste voglie di mistress. Ecco qua, un piumino. Mamma mia, ma sono piume vere? Non me ne ero accorta. Sì, da come spiumazza. Credo fossero sintetico, non sono mica stata a leggere. Vabbè, insomma, c'è la plastica. Sì, da come le perde, sì, sono vere. È anche durissimo. Io ne avevo visto, cioè, non mi ero proprio posta il fatto che potessero essere vere, sono tranciate. E poi perde pezzi. Vabbè, insomma, ero convinta fossero quelle super sintetiche morbide, perché poi è anche duro, perché volevo usarle tipo col microfono, così. Invece, non so, da sadomaso probabilmente sembrano quelle di gabbia, saranno d'oca, che ne so. Vabbè, poverine, ero convinta, non mi è proprio venuto in mente di cercare il materiale, ero convinta, cioè, sushi fossero super sinteticissime. Oh, allora, questo è un coso che lo vedrete nei video di Halloween. Mi ispirava, non so nemmeno bene cosa sia. Questo non lo so, perché era in una busta a parte, tipo nei mystery bag di Wish. Non mi ricordo se ho finito il discorso dei prezzi. Vabbè, come al solito sapete che io metto il prezzo com'è, poi contate che io tra i punti, gli sconti, eccetera, pago sempre meno, oppure le offerte flash. Ah, questo è carino. Ah, ma è di plastica. Allora, questo sì, è nella pluriball perché va, è fragile, però in realtà è plastica. Mi sembra che lo spacciassero per vetro, però vabbè, preferisco la plastica perché è un po' più. Allora, praticamente è un gatto, così, stile Liberty, con sta catenella per appenderlo. Tipo, dovrebbe fare un po' i riflessi, tipo credo. No, forse solo da un lato, la pellicola protettiva, credo, non so se la vedete, ecco. Che andrebbe messo alla finestra un gatto, se non l'aveste ancora capito, e fa i riflessi. Io ho preso il più pallido perché c'era un po' di tutti i colori. Praticamente, appunto, spunterebbe così. Carino, farò un video in cui lo tengo così, che sporge, che sta così affacciato. Ignoro dove metterlo perché buio alla finestra, ma mi piaceva, cioè, volete un gatto, cioè. Sapete che tutte le baggianate le compro. Poi, questa è un'altra cosa da sadomaso, così. Allora, anche questa, non so, speravo facesse un bel suono. Carino col manico damascato, wow. Non so se è triggeroso, ora faccio danni. Bello, mi piace. Sì. In una delle prossime roleplay vi farò da mistress. Sì, questo è triggeroso. Mi piace. Suona bene? Com'è col microfono? Sì. È una maglia dei Blind Guardian, sì, se ve lo stesse chiedendo. The Bard Song in the Forest. Ah, vabbè. Il bruscolino Shein, che ogni tanto con le nuove collezioni le metto. Vabbè, il cedolino che ne so del reso. Poi, questo è sempre un elastico per capelli. Che in teoria, se si mette al braccio, fa anche un po' di eleganza, per quanto stringa un botto, e appunto per legare i capelli, così, tanto per cambiare. Poi questa è un'altra molletta di metallo,
di metallo. Ok, sì, direi che è abbastanza tenace con tutti gli strassini. Questa è leggermente più grande di quella che ho, che regge bene, però appunto è un po' piccola e mi sfugge un po'. Siccome io in genere faccio praticamente la coda bassa, poi la rivoltolo tutta e in alto la fisso. E questa mi sembra che regga bene, così te la vedete. Mi piace, poi tiene, c'ha proprio anche i denti affilati, tra l'altro è bella massiccia, non dovrebbe rompersi a breve. Quindi queste di metallo mi piacciono molto. Questa cosa, non so, mi ispirava, ma poi sono perplessa perché non mi è chiarissimo come si mette. Sempre per capelli. Allora, vedete, è tutta bella cristallosa. Praticamente si mette tipo così e si chiude, solo che io non ho tutti questi capelli qua, quindi poi non lo so bene com'è. Tutta la tempestata di strass, veramente faiga, però non so perché dovrei fare forse lo chignon o metterla doppia, perché non lo so, perché io ho tutti questi capelli, non li ho. E però magari se ci si fa il moonbonly, come si chiama, tipo lo chignonino, dovrebbe reggere. Vedremo. Ah, questa l'ho ripresa, non so se ve l'avevo già fatta vedere, perché allora l'ho già comprata, ve la apro. Eccola qua, è la ventola per l'iPhone, perché io lo uso come hotspot, non so se siete pratici di iPhone. L'iPhone si surriscalda così. L'altro giorno ero così in spiaggia, ma è morto perché patisce, poverino. Quindi questa è una ventolina che in teoria si attacca con le ventose e raffredda, e l'attacchi con l'USB. L'avevo presa l'anno scorso che era comodissima. Questa vedo che però è un po' più, non lo so se è più solida, perché mi si è rotta subito, cioè dopo, alla fine della stagione diciamo, si è rotta qua. Quindi appunto la volevo rinforzare un po' all'inizio. È che questa non ha le protezioni, c'è anche quella che avevo. Se ti capita il dito non fa nulla, però ogni tanto su AliExpress ho visto che ce l'avevano con una retina, però mi spiace. Allora, questa deve essere un'altra figata, sempre di questi topi morti. In realtà è un po' rossiccio, doveva essere un castano, non mi ricordo se è chiaro o scuro. Allora, questo, a differenza dell'altro, è un mollettone, o come li chiama Shein, artiglio. Quindi praticamente hai i capelli morti e poi però la... Perché quindi, siccome, forse ve l'avevo già detto, a stare tutto il giorno in ufficio con questo, siccome devo fare una coda un po' stretta, le metto solo il mattino o il pomeriggio, perché tutto il giorno costa, che poi pesa, cioè non sembra, però un pochino pesa. Quindi la coda stretta e sto peso tutto il giorno. Allora ho provato la, vediamo il mullettone, sa che si prende malissimo, se lo riesco ad aprire ve lo faccio vedere. Ecco, l'ho messo al contrario perché ho ciuffi lunghi, però non so, messo così mi regge un po', non so, poi va messo un po' meglio, però mi sembra regga. Poi appunto sta anche un po' storto perché ha i ciuffi lunghi che dovrebbero stare di sotto, ovviamente. E quindi no, questo se poi mi trovo bene, perché appunto si acciuffa anche male, andrebbe messo così. Anche però qua peccato che sporge la, andrebbe un po', vabbè, comunque mi piace come cosa, se non si stacca subito. E ho finito? No, dovevano esserci altri elastici o no? Boh, forse avevo preso questo. Poi qui ha un bracciale, questo non mi ricordo, credo fosse di acciaio inox. Siccome ho queste orecchine che ve le ho fatte vedere, allora questi da tantissimo che ce li ho, proprio che erano di acciaio inossidabile e stanno benissimo. Questi erano quelli che erano questi, lo smeraldino, non so dove, non lo vedo,
la barretta qua, che dice una placca di oro, che dice vabbè, però non mi stanno dando fastidio, è un po' di giorni che li ho. Allora, il braccialetto è questo. Non so se ha degli strass. No, credo sia lavorazione, non strass. E ha la cosa invece del moschettone, che poi non so se da sola lo riesco a mettere, perché io poi quelli col moschettone non li riesco mai a mettere da sola e alla fine non me li metto mai, oppure me li devo far mettere. E questo, ecco, sì, sono riuscita da sola. Questo non so, devo guardare, non so se era acciaio, quindi me lo posso tenere o no. Poi questa è la guala, in genere quelle pietre, non so, fatte di ambra, che ne so, con cui farsi il massaggio alla faccia. Volevo fare un tutorial, seguire un tutorial, farci, questo è resina ovviamente, volevo farci un tutorial con le istruzioni, perché ignoro tutta sta roba, perché io per ogni piega cosa, e volevo seguire un tutorial e farci un video, così ve lo imparo. Appunto costa pochissimo perché è di resina, per quanto non mi ricordo, c'era gente molto contenta che fosse di resina, non mi ricordo perché. Ah, eccoli qua. Allora, è finito tutto, mancavano gli ultimi scrunchies. Allora, in realtà io gli scrunchies mi stanno antipatici, però alla fine poi non ne avevo e appunto fanno un po' di scena. Ho preso questi che sono della stessa fantasia di non so che cosa. E sono un po' più piccoletti. Ah, questa qua mi piaceva perché appunto c'aveva le fiamme. Poi appunto anche come braccialetto non stanno quelli così. Poi c'è questa che è la fantasia di quell'altro. Questo che non mi ricordo. Ah, che fantasia sia. Questa mi sembra che c'è anche in quell'altro, però da una parte viola e dall'altra. E questa mi piaceva, idem, perché ha le fiamme. Quindi anche queste mi piacevano. Poi è un valore aggiunto che siano scoppiazzate da qualcosa che però ignoro. E quindi vabbè. E basta. Quindi questo haul, veramente tra un proprio unboxing, perché ignoravo e non mi ricordavo nemmeno cosa ci fosse. Ora devo vedere se c'era tutto nell'ordine. E basta. Quindi alla prossima.